5 maggio 1972, alle 10 di sera arriva fulminea la notizia. Il nostro 18 in servizio tra Roma e Palermo si è infranto sul costone di Montagna Longa. Io ero presidente dell'ANPAC, per cui la mattina dopo, quel primo volo, sono arrivato a Palermo e sono stato accompagnato su queste pietraie dove il 18 si era infranto, bruciando completamente, annullando la vita di 115 passeggeri, compresi i membri d'equipaggio. Membri d'equipaggio che poi dovetti dolorosamente riconoscere all'Istituto di Medicina Legale di Palermo. L'incidente è dovuto alla carenza di radioassistenze e di assistenza al volo. Noi operavamo con aeroplani molto avanzati in un sistema strutturale degli aeroporti italiani ancora deficiente. Da lì nacque la protesta sacrosanta dei piloti di linea italiani che si rifiutarono da quel momento di atterrare negli scali nazionali se non fossero garantite le condizioni di massima visibilità. Nacque naturalmente un'indagine parlamentare che dette pienamente ragione alle nostre argomentazioni. E il ministro dell'epoca, Oscar Luigi Scalfaro, presentò un disegno di legge che venne approvato all'inizio del 1973 con il numero 825. La legge 825 che prevede interventi urgenti e indispensabili per gli scali aperti ai voli aerei commerciali. Un primo passo di ammodernamento che poi noi continuammo a seguire e a pretendere per arrivare a una situazione operativa soddisfacente. Questo è uno delle tante medaglie professionali che possono essere messe sul medagliere dell'ANPAC.